telegiornali, poi negli special escono dopo. Bene, io qualche cosa ho di attuale, altre cose invece sono uscite mesi dopo, ma posso fare solo adesso video fonti e defonti perché mi sono arrivate solamente adesso. Ed è normale che riguardino cose passate, presenti, ma che arrivino dopo. Allora, mi sono scritto tutto, parto. Prima roba, nuova proprietà, nulla di sicuro, ma per la prima volta rispetto al passato, un'enorme, grandissima apertura da parte di Zhang. E qui parliamo di Cina, di Jindong, eccetera, eccetera. Non parliamo di Zhang, del quale parleremo dopo. Quindi nulla è sicuro, però per la prima volta si parla di apertura agli arabi. Così mi è stato detto. Poi che sia investor partecipato da arabi, quello c'è gente molto più preparata di me. Le fonti però mi hanno detto proprio, tra l'altro questa fonte è un piccolo genio della finanza e queste cose arrivano insomma direttamente dall'intestino, insomma nerazzurro, sono cose, non si citano mai le fonti, però ecco, diciamo che non è uno che arriva e dice gli arabi a caso. Mi ha detto gli arabi, io lì, infatti poi l'ho chiamato, gli ho detto, ma tu hai parlato di arabi perché è un lapsus oppure... No, sono arabe. Ok, quindi c'è questa apertura, nulla è sicuro, però in società tutti quelli che lavorano non sanno nulla, però diciamo che la grande news riguarda Antonello. Ah, Antonello! Allora, Antonello, che tra l'altro si era occupato, insomma, a quanto raccontano le cronache, le loro, insomma, io su questo tema non entro, perché siccome so parecchie cose non entro, non mi interessa, però insomma, discorsi vari, sponsor, anche quello che riguardava all'epoca, insomma, credo che sia proprio Antonello che si occupa di questo, così come si occupa dello stadio, va alle riunioni a Palazzo Marino, perché incontra tanti amici che ho, quindi... l'avete visto, insomma, non ci sono segreti, però diciamo che gli arabi, a differenza di qualche voce che è uscita riguardante a offerte che magari Antonello, questo non lo so, ha ricevuto per andare a lavorare in Arabia, il management nuovo vuole continuità assoluta con Antonello, quindi vogliono Antonello alla guida di quello che lui ha già fatto.